Amici dell'opinione equestre, il vostro Cavaliere Nero è qui con Marco Sassara. Marco, intanto di quale circolo sei, diciamo, l'esponente di rilievo, se non presidente o massimo livello? Sono della società equestre Trigoria e sono anche in veste di coordinatore del salto ostacoli del Comitato Lazio, del Fise Lazio. Comitato Cise Lazio. Allora, tu sei un esperto. Possiamo dirlo, questa è una bella gara interregionale. Che gara è questa? Questa è una gara a livello interregionale. Sono gare molto importanti perché è qui che funziona la base dell'equitazione. Sport. Come vi aiuta la federazione e come invece la federazione non vi aiuta? Pieghiamo subito un po', subito un po' di punzecchiatura. La federazione, specialmente a livello locale, non aiuta quasi per niente. Perché le realtà locali sono molto complicate e di conseguenza possono essere seguite solamente da quelle che sono i comitati regionali, a cui però la federazione piano piano sta cercando di levare sempre più risorse e autonomia. Allora, noi stiamo facendo questo giro, tu sai che Malagò avrebbe detto che il 30 marzo ci sono le elezioni, presidente. Chi sono i quattro candidati, Sassara? I quattro candidati sono al momento il cavaliere Vittorio Orlandi, poi c'è un imprenditore, si chiama Marco Di Paola, sì. C'è un ex cavaliere, anche onorevole soprattutto, ex. Che lo chiamiamo Cico, ma si chiama Alessandro Galeazzi. E poi non so se si ripresenterà la signora Dallari. Ha detto che si ripresenta. Sinceramente forse ci dovrebbe essere anche un altro, che sì. Si chiama Massimo Arcioni, che anche sta facendo Arcioni. Una sua campagna, certo. Sul sito web. Certo. Insomma, c'è. E speriamo di poterli intervistare. Sì. Velocemente, le caratteristiche di ciascuno per essere il giusto presidente o meno. La tua idea, senza Vittorio pelo sulla lingua. Non ne ho mai. Vittorio Orlandi potrebbe essere il giusto presidente, ha le giuste conoscenze, le giuste capacità e il mio piccolo disappunto potrebbe essere solo che lui già è stato comunque parte integrante della FISE per vari anni. E anche se non ha avuto mai la possibilità di essere incisivo, quindi chissà se essendo incisivo può dire la sua in maniera migliore. Marco Di Paola è una persona che gestisce delle aziende, sicuramente ha delle capacità e, non so adesso a livello di sport, di curriculum sportivo, no, ma ha un suo curriculum sportivo, certo. Un curriculum chiaramente da semiprofessionista, insomma da amatore, anzi, certo. Diciamo, certo. L'onorevole Galeazzi, sì. Ha sicuramente tutta l'esperienza, però forse è un po' che non frequenta le realtà, specialmente le realtà regionali. E, la signora Dallari, secondo me, ha avuto la sua chance. Non so perché non l'ha sfruttata, bisognerebbe che ci spieghi perché, poiché in quell'anno e mezzo non è riuscita a fare quello che aveva detto nei suoi programmi. Assolutamente. Arcioni, questo outsider. Arcioni è una bravissima persona, è la classica persona amante dei cavalli che con la sua onestà vuole cercare di far qualcosa. Chiaramente combatte un po' una battaglia ai mulini a vento perché comunque essere presidente di una federazione italiana sport equestri significa anche essere un po' politico. Certo. Sassara, anche a te la domanda io la faccio come l'ho fatta a tutti, perché devo arrivare un po' alla verità. Io sono nuovo di questo mondo, ma mi sto appassionando alle vostre storie, al racconto, e cerco di capire un po' quali sono le tematiche. Per quanto riguarda il presidente, quali caratteristiche in sé deve avere un buon presidente di federazione per riportare la federazione, come abbiamo già detto migliaia di volte, ai massimi lustri? Un buon presidente di federazione dovrebbe fare questo intanto: la trasparenza sia dal punto di vista sportivo, ma specialmente dal punto di vista economico, perché quello che è mancato negli ultimi 10 anni nella federazione è la trasparenza specialmente economica. Certo. Su quella sportiva possiamo dirne di cotte e di crude, però quella se non altro la viviamo. La trasparenza economica non è data a saperla a nessuno di noi. Perfetto, quindi la domanda che faccio anche a te, la caratteristica imprenditoriale
e conoscitiva del presidente deve essere assodata insieme al, insomma, alla sua capacità sportiva di capire il vostro mondo. Però tu dici la prima cosa, l'onestà e la trasparenza. L'onestà, quindi è la non trasparenza. Deve avere, non deve avere, diciamo, neanche problemi, insomma, non deve, deve essere una persona che è limpida. Sì, 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 ma oltre che la persona che deve essere limpida, deve essere la gestione limpida. La gestione limpida. Ne diciamo una, tanto per chiarire il concetto. Devi qui dirla, non si tratta, devi dirla, non devi si dirla. Tratta solamente della federazione di per sé. Ora il commissario della federazione, il commissario Ravà, ha fatto un piano di risanamento che secondo me io trovo alquanto sconcertante. Perché? Per quale motivo? Perché? Viene su questo piano di risanamento soprattutto gravato il peso sugli utenti, quindi aumenti di patenti, aumenti di tesseramento. A vantaggio di che? A vantaggio di questo buco finanziario che c'è stato durante gli anni. E di adesso dico sempre. Io però. Adesso di la tua. Questo buco finanziario. Fermati. Te la faccio dire a fronte telecamera, sì. Perché sento che stai dicendo una cosa, io mi levo, guardi, sì. In faccia alla telecamera. Questo dillo. Buco finanziario, chi lo ha creato? Non era forse il CONI che doveva vigilare sulla federazione stessa? Io sono al corrente che ci sono state varie denunce alla Guardia di Finanza, al CONI stesso, dove comunque sono stati inascoltati. A un certo punto ci troviamo con un buco di bilancio che noi non sappiamo da quale parte è piovuto. E non devono essere certo gli utenti a essere penalizzati da questo punto di vista, bensì bisognerebbe ritrovare i responsabili e dovrebbero pagare i responsabili delle passate gestioni e risanare l'eventuale debito che c'è stato. Sa, questo è un vecchio tema che è anche un po' un tema della politica italiana. È esattamente uguale. Abbiamo un buco di bilancio incredibile e noi siamo sempre a inseguire il deficit italiano, gli interessi che noi paghiamo e, questa, e questo prodotto interno lordo non cresce. Evidentemente seguiamo l'andamento dell'Italia. Sì. Seguiamo il trend italiano in cui noi però abbiamo fiducia invece nel tuo buon lavoro, nella tua esperienza, so che qui c'hai delle allieve che comunque si stanno ben battendo. Sa, io spero di rincontrarti con lo l'opinione è questa, di venire nel tuo circolo e di farti una bella promozione per vedere quello che tu fai sul campo, non a livello politico, non a livello di ciancia, ma a livello di sport. Io voglio concludere solo con una cosa. Io sono uno dei volontari nel comitato regionale Fiselazio e come me ce ne sono diversi. Cosa sono i volontari? Sono quelle persone che aiutano per il solo fine dello sport. Io non percepisco nessun compenso, anzi addirittura le spese di viaggio e tutto quello che concerne per seguire le squadre regionali, per seguire gli andamenti vari, io li sostengo da me. Bisognerebbe che anche in federazione ci fossero delle persone altrettanto valide. Sassara, l'ultima cosa me l'hai fatta venire in mente adesso. Sai che la votazione deve avere, la votazione del presidente deve avere un plenum, cioè molti circoli. È molto rappresentato il nord, un po' meno il centro e un po' meno ancora il sud. Tu ritieni che sia giusto che tutti votino, che il presidente sia l'espressione di tutti i circoli e che quindi anche il dislocamento della, insomma, della votazione deve permettere a tutti di votare? Ma noi come Comitato Lazio avevamo fatto una proposta, ecco, ossia accentrare delle votazioni primarie nei comitati regionali. Sulla base delle votazioni primarie portare un quorum di votazione ed andare alla Fise nazionale. Cosa è stato detto? Questo, no, non ci hanno manco risposto. Neanche vi hanno risposto. Questo avrebbe fatto sì che si potranno risparmiare per esempio dei soldi, perché chi chiaramente è in Sicilia deve partire e andare, che ne so, a fare la votazione a Milano piuttosto che a Roma e viceversa. Certo. Sassara, io ti ringrazio tanto e allora in bocca al lupo dall'Opinione Equestre. E grazie a voi. Grazie a voi. Grazie a te.